Chi non ha mai mollato sono i dipendenti della Verlicchi, l'azienda leader nel settore dei telai per moto. Per oltre un mese sono stati in assemblea permanente, notte e giorno, senza abbandonare la loro fabbrica neanche un minuto. Ho lavorato 25 anni come una matta per niente. Noi eravamo bravi a fare il nostro lavoro. Cioè, lo dicono tutti, i nostri telai, i nostri forcelloni erano i migliori, cioè la qualità era buona, quindi noi speriamo che venga qualcuno, ci compri e che ci faccia lavorare, chiediamo solo questo, di lavorare. I 191 dipendenti venivano da una lunga cassa integrazione e quando avevano scoperto di avere un nuovo proprietario si erano rifiutati di andare a lavorare se non ricevevano gli stipendi e i contributi arretrati, ma nemmeno il nuovo padrone li paga. A fronte di questo fatto qui noi abbiamo deciso di chiedere istanza di fallimento. Li avevamo lasciati a metà aprile, quando il tribunale ha riconosciuto il fallimento dell'azienda e nominato un curatore. Tutti i macchinari però erano smontati e la fabbrica aveva ormai perso quasi tutte le commesse. Dopo un mese la Verlicchi è sempre una fabbrica fallita, eppure sembra essere quella di un tempo. I grandi produttori di moto stanno tornando a rifornirsi qui. Bello ripartire, eh? È bello ripartire, è un'emozione che non finisce mai. Abbiamo riattivato tutte le varie macchine. Chiaramente lavoriamo a ranghi ridotti perché non c'è... Per adesso siamo ancora un po' in partenza. Questi 25 anni non sono finiti allora, continuano, siamo avanti. Continuano, dai, siamo ancora qua. Sei contenta? Molto. È un'occasione comprare la Verlicchi adesso? Per me in questo momento qui comprare la Verlicchi è veramente un'occasione. L'impianto funziona, gli impianti funzionano tutti. Ci sarebbe da investirci un po' di soldi, logicamente, per ammodernare qualcosa, però in questo momento qui è un'entità produttiva. Però la fabbrica per me potrebbe diventare nostra. Ci potrebbe essere un qualche giurista, un qualche avvocato che si lanci su questa teoria per riuscire a farci dare la proprietà della fabbrica? Non sarebbe male. E di chi è sta fabbrica qui? Di chi è? È nostra. Non è senza offesa per nessuno, non è del curatore fallimentare, è nostro. Alessandro Verlicchi, il vecchio proprietario, si era sfilato svendendo tutto a una società senza fine di lucro che si occupa di tornei di pallacanestro, un passaggio di proprietà di cui avevamo provato a chiedergli conto. E in più da pensare alla bancarotta fraudolenta, Verlicchi, che altro? Da parte nostra? Sì. Siamo un'accusa un po'... Sinceramente... Siamo un'accusa un po' grave. È vero, è un'accusa grave, ma oggi la procura indaga il proprietario della Verlicchi per bancarotta fraudolenta e truffa. Gli indagati sono 6 e 2 società del gruppo. Mentre la lotta dei dipendenti della Verlicchi è un bel esempio perché non hanno aspettato la benedizione del sindaco per prendersi in mano il loro destino. E noi speriamo che le cose vadano nella direzione giusta.